Sì, Andrea, di nuovo in diretta dall'esterno del Benelli di Pesaro. Intanto diamo il buon pomeriggio e il buon anno a Davide Ciaccia. Grazie, buon anno a voi, buon anno, buon pomeriggio. Allora, con sciarpa biancorossa al collo, partiamo subito con il 2022. Io mi auguro che Davide Ciaccia si auguri in primis lui che sia un anno diverso, migliore rispetto a quello che si è chiuso. Sì, soprattutto la chiusura, insomma, perché non era il 2021, non potevo annoverarlo come un anno negativo. Purtroppo l'ultimo mese e mezzo ci ha visto coinvolti in vicende, insomma, poco simpatiche, felici, non so quale termine usare, però insomma, ripeto, io resto fiducioso in quello che la giustizia potrà nei mesi a venire verificare puntualmente, quindi insomma, siamo fiduciosi di poter uscire da questa situazione personale, però insomma in questo momento parliamo del Teramo che è l'argomento di giornata. In queste settimane l'amministratore delegato Massimo Chierchia, insomma, ha fatto un po' le vostre veci, ha visto, sono arrivati alcuni giocatori nuovi per una seconda parte di anno che anche per il Teramo probabilmente dovrà essere diverso. Sì, abbiamo una situazione di classifica molto molto complicata, però siamo ancora lì, le classifiche sono corte in un verso e nell'altro, quindi si può ancora fare tanto, c'è quasi un girone completo da giocare e quindi sono arrivati visi nuovi, insomma, tra cui l'ultimo arrivato Filippo D'Andrea che ancora non ho avuto, cioè, l'ho sentito soltanto telefonicamente per messaggio, insomma, un ragazzo al quale voglio molto bene e che secondo me può fare tanto, insomma, in questa categoria. Fiducioso per la salvezza del Teramo. Beh, fiducioso per la salvezza? Assolutamente sì. Poi, insomma, nella prossima settimana, sempre nella logica del rispetto dei numeri e della quadratura dei bilanci, cercheremo anche di capire, vediamo anche la gara di oggi. Insomma, questa è una gara importante con un avversario comunque che sta in questo momento meglio di noi in classifica e valuteremo come se e come ancora intervenire per migliorare la squadra. Tralasciando le vicende giudiziarie, per lei è stato anche un fine anno dal punto di vista della salute, possiamo dirlo, la positività al Covid, poi un piccolo intervento come ci ha svelato l'amministratore Chierchia. Sì, io praticamente dalla fine di novembre sono stato colpito, insomma, a parte le vicende giudiziarie, ma anche a livello personale. Purtroppo ho subito un intervento abbastanza delicato, dal quale ancora non mi sono completamente ripreso perché la parte, diciamo così, riabilitativa è un po' lunga, però ora sto meglio. Poi all'inizio, proprio i primissimi giorni, ho preso il Covid, ma ora siamo qui e cerchiamo di ripartire più forti di prima. Allora, due curiosità da studio. Quando ci sarà l'udienza per l'eventuale dissequestro delle società, se avete un po' una tempistica? E poi, invece, sul fronte calcistico, se è vera la voce di Rocchi, sempre dal Fiuggi? Di Rocchi onestamente non ne so nulla, ma potrei non essere così informato perché Informato. insomma abbiamo una bella squadra di direttori che lavorano tutti i giorni e quindi magari Che stanno stamattina arrivando in sono questo che stanno momento. arrivando in questo momento e magari mi fanno la sorpresa. È Ah, un ok. altro di quei ragazzi che sono cresciuti con noi e che stimo tantissimo, che oltretutto ha già fatto bene a San Benedetto, insomma, in questa categoria. Per quello che riguarda le vicende personali, siamo a marzo, l'udienza è fissata a marzo, però non ci dimentichiamo che al momento l'amministrazione non è subentrata nelle attività che riguardano invece il Teramo e quindi speriamo di tenere completamente estraneo il Teramo a queste questioni, a prescindere da quelle che personali, che probabilmente avranno una tempistica un po' più lunga perché comunque siamo per fortuna in un paese con 3 gradi di giudizio e quindi i termini potrebbero essere un po' più lunghi, ma il Teramo penso di poter dire che sarà e resterà estraneo a queste situazioni.